Ormai è un volto familiare Alessandra Celentano, coreografa ed ex ballerina, originaria di Milano, nota soprattutto per il ruolo di insegnante nel talent show televisivo Amici di Maria De Filippi. Nipote del celebre cantante Adriano Celentano, ha lavorato con artisti di fama internazionale. Eccoci pronti a svelare tutto su di lei, carriera, vita privata e curiosità. Chi è Alessandra Celentano, carriera e vita privata della maestra di Amici? Alessandra Celentano è nata a Milano il 17 novembre 1966. Sin da bambina ha iniziato a studiare danza con maestri di respiro internazionale, tra cui gli ex danzatori Scaligeri Piera Casbelli, Ornella Costalonga e Francesco Aldrovandi, fino a perfezionarsi all'Opera di Stato di Budapest. In seguito, grazie ad una borsa di studio, ha frequentato il corso di perfezionamento professionale di danza a Reggio Emilia, che anni dopo l'ha vista come docente. A metà degli anni Ottanta è entrata a far parte dell'Ater Balletto, diretto da Amedeo Amodio. Qui ha interpretato ruoli da prima ballerina accanto a grandi interpreti del mondo della danza come Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Gheorghe Iancu, Alessandro Molin, Vladimir Derebianco, Giulio Bocca, prendendo parte a tournée in Italia, Europa, America, Brasile, Canada, Algeria, Tunisia, Venezuela. Nel 1994 è stata assistente di Amedeo Amodio per il balletto Cabiria, con G. Iancu, V. Durante e M. Careno, prodotto dall'Arena di Verona. L'anno successivo Gheorghe Iancu, direttore della compagnia Fabula Saltica, l'ha chiamata a lavorare con lui come ballerina e assistente alla coreografia. Di questo periodo sono le produzioni Aura, 1995, Riccardo III 1996, e Synthesis, 1996. Negli anni successivi è stata maître des ballets nei maggiori teatri d'Italia. Nel 2009 è stata direttore artistico dello spettacolo Abeta e Ose, a cui hanno partecipato ballerini di fama mondiale tra cui Lorna Feio, Florente Achinellato, Hikaru Kobayashi e altri. La popolarità nel 2003 col programma Amici, in cui è tuttora docente di danza. Nel 2016 è entrata a far parte del cast Selfie Le cose cambiano. Alessandra Celentano si è sposata nel 2007 con Angelo Trementozzi, analista finanziario e insegnante di canto, da cui si è separata 5 anni dopo. La coppia non ha avuto figli. Alessandra ha avuto una malattia, tipica dei ballerini, la sindrome dell'alluce rigido. In seguito l'insegnante di Amici si è sottoposta a 2 interventi di artrodesi metatarsofalangea, prima su un piede e poi sull'altro. Oggi la mia qualità di vita è sensibilmente migliorata, anche se, considerata la gravità della situazione in cui mi trovavo, non potrò più avere i piedi di un tempo, ha detto lei in un'intervista concessa tempo fa a OK Salute e Benessere. Altre curiosità? Il suo segno zodiacale è lo Scorpione. È alta 176 cm e pesa 68 kg.